Ciao, benvenuta e benvenuto a questo nuovo video. Sono di ritorno a due conferenze, una a Cesena e una a Forlì. Cesena Macro Librarsi, Forlì Natural Expo. Sono molto stanco, ma nonostante questo voglio condividere con te ancora un po' di idee, un po' di cose. Scusa se non ho proprio una faccia di quelle fresche e riposate. Sono state due cose straordinarie, c'è stato un sacco di gente e sono venute fuori delle riflessioni interessanti, nel senso che quando si parla di cambiamento personale, di spiritualità, tante volte si pensa che per il semplice fatto che uno si avvicina a questi temi sia una persona comunque pronta per il cambiamento, e questo non è assolutamente vero, cioè non è detto in maniera più assoluta, perché addirittura ci sono persone che a causa del loro programma mentale, programma inconscio, tendono ad autosabotarsi nella ricerca di quello che può veramente aiutarli a cambiare. Cioè, a volte siamo così dipendenti del nostro programma mentale, delle nostre condizioni limitanti, delle nostre parti inconsce profonde, i cosiddetti nuclei profondi del sé, che vanno in una direzione diversa, che nel momento in cui magari troviamo qualcuno che ci pone la soluzione davanti agli occhi, tendiamo a dire no, queste sono cazzate, no, non va bene, devo trovare, magari uno sono 30 anni che continua a girare con una trottola per trovare la soluzione giusta. Ecco, io questo te l'ho voluto raccontare perché poi ovviamente ognuno deve trovare quello che è il suo maestro, quella che è la sua guida, ma anche quando magari parliamo ad amici, parlando delle nostre idee, delle nostre scoperte, delle nostre tecniche, non è detto che possono essere accolte a braccia aperte, perché tante volte la gente non è pronta per quello che abbiamo scoperto. E poi c'è anche da dire che quello che va bene per me non è detto che vada bene per altri. Quindi attenzione, essere interessati alla spiritualità, al cambiamento, alla mente quantica e tutto il resto non vuol dire automaticamente essere pronti per fare poi un salto quantico. E non è detto che tutti devono farlo subito, c'è chi lo fa subito, chi lo fa in altro momento. Quindi è assolutamente tutto molto relativo. Bene, detto questo, io ti voglio mandare un abbraccio grande. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e mi raccomando, ogni lunedì e ogni mercoledì c'è sempre un nuovo video sul mio canale. E a questo punto mi raccomando, applica tutti i consigli che trovi negli altri video. Un abbraccio grande e un bacione. Ciao.